Ad un anno dalle elezioni del 4 marzo 2018 il crollo dei consensi per il Movimento 5 Stelle sembra innegabile. Il primo partito diventa la Lega. Anche se Luigi Di Maio assicura che i risultati delle regionali non sono paragonabili a quelli delle elezioni politiche, il crollo del Movimento 5 Stelle sembra essere confermato dagli ultimi sondaggi. Stando a quanto rilevato da Tecne su un campione rappresentativo di 2000 persone, intervistate tra il 6 e il 7 marzo 2019, il M5S sembra infatti l'unico partito ad aver perso elettori. Gli ultimi sondaggi. Il Movimento 5 Stelle sembra aver perso almeno 1.600.000 da ottobre 2018, pari ad un meno 6,5%. Ciò potrebbe essere dovuto anche al fatto che in questi mesi parte degli italiani hanno cambiato idea sull'efficacia del reddito di cittadinanza. Tanto che quasi 2 milioni di persone non lo reputano più come una misura positiva, a differenza del giudizio iniziale. Tutti gli altri partiti invece acquistano consensi. Forza Italia avrebbe acquisito un più 1,7% di elettorato, mentre la Lega sarebbe rimasta più o meno stabile da ottobre 2018. Sembrerebbe inoltre iniziata la ripresa del Partito Democratico, con un più 3,6% di consensi in 5 mesi. Bene anche Fratelli d'Italia, che cresce dello 0,7%, così come Europa, del più 1,5%. La coalizione di centrodestra guadagnerebbe quindi 2,1 punti percentuali, mentre quella di centrosinistra ben 4,5 punti. Lega primo partito. Raffrontando i sondaggi di Tecne e SWG, quindi, il Movimento 5 Stelle ad oggi si attesterebbe su una percentuale che va dal 21,8 al 22,2, contro il circa 32% ottenuto alle politiche del 4 marzo 2018. Ad un anno dalle elezioni, quindi, i pentastellati sembrano aver deluso le aspettative dell'elettorato. Il primo partito quindi sembra essere diventato la Lega, la cui forbice di consensi varia da un 31,2% ad un 33,7%, era al 17% il 4 marzo 2018. Il range per Forza Italia è invece più ampio, con SWG che lo vede ancora all'8,9%, mentre per Tecne recupera fino al 12,5%. L'elettorato di Fratelli d'Italia pare avere invece le idee abbastanza chiare, visto che tra i due sondaggi c'è uno scarto di appena 0,1 punti percentuale, 4,1% SWG e 4,2% Tecne. Innegabile anche la riconquista di voti da parte del Partito Democratico. Alle elezioni del 4 marzo 2018 si era fermato ad un 18,7% di consensi. Dopo un anno il PD sale al 20,3%, per entrambi i sondaggi.